Buongiorno da Mattia Vettorello di Rovigo in diretta. Lina Segre ha invitato Chiara Ferragni al memoriale della Shoah per avvicinare i giovani al tema così delicato dell'Olocausto. Secondo voi è una scelta giusta o sbagliata? Lina Segre ha invitato Chiara Ferragni, un noto influencer, al museo della Shoah, al memoriale della Shoah. Credi, perché crede che sia un modo per avvicinare i giovani ai temi delicati? Tu la pensi così? Diciamo che secondo me ci sono molti altri modi per avvicinare i giovani, che potrebbe essere partire dalle scuole. Affrontare temi delicati rendendoli quasi leggeri sui social non so se sia la cosa più opportuna, perché è un tema talmente tanto delicato che andrebbe approfondito e studiato in maniera adeguata a scuola e non tramite dei social, che può essere frainteso, ho preso molto di più alla leggera rispetto a quello che è. Io credo che sia stata una bellissima idea, una bellissima iniziativa, anche perché Chiara Ferragni e Fedez assieme hanno quasi 40 milioni di follower, e abbiamo visto anche nel momento in cui c'è stata la pandemia che hanno portato dei grandi messaggi, e i ragazzi al giorno d'oggi utilizzano tantissimo Instagram, Facebook o comunque quelli che sono i social, e non vedo perché non approfittare anche di questo mezzo per far conoscere ai ragazzi una cosa che secondo me la nostra storia, perché è effettivamente la nostra storia, la storia di questa persona e di tante altre che possono essere anche i nostri nonni. E quindi io credo che sia stata una bellissima iniziativa e spero che si farà, perché Chiara ha portato anche tantissime persone, per esempio agli Uffizi a Firenze, quindi è una persona che in qualche maniera ha il suo impatto nei ragazzi. Ma io credo che qualsiasi mezzo per poter avvicinare varie fasce di popolazione sia corretto. Ricordo anche la polemica su Chiara Ferragni in un noto museo, e appunto la polemica di avvicinare la cultura, l'arte al mondo degli influencer. Ecco, se gli influencer sono utili per avvicinare i più giovani e magari persone che con quei temi non hanno ancora confidenza, io credo che sia una cosa correttissima e ogni mezzo va sfruttato. È giustissimo, bisogna coinvolgerli soprattutto anche proprio attraverso i mezzi in cui sono raggiungibili i ragazzi. È importante, soprattutto è importante cercare di condividere con loro quello che è la nostra storia, e anche in virtù di quello che sta succedendo. È importantissimo e Lina Segre ha fatto benissimo, dovrebbero farlo anche altri. Grazie. Prego.